Il dottor Valerio Bini è un appassionato di estetica, parliamo di odontoiatria. Una domanda che voglio fare a bruciapelo: se arriva un paziente e chiede un bel sorriso, che differenza c'è tra il solo parlarne oppure far vedere la sua immagine trasformata? Bella domanda. Ma bisogna riuscire prima di tutto a interpretare la logica di chi ti trovi di fronte, di chi sta parlando con te, di chi si rivolge a te come odontoiatra estetico, perché ha delle aspettative. Le aspettative di un paziente estetico sono veramente da prendere in considerazione in senso lato a 360 gradi. Quindi non formulo mai una risposta, il sorriso sarà questo, perché posso trovarmi generalmente persone che vengono con un iPad, un magazine, e mi fanno vedere delle fotografie e loro vorrebbero diventare così, denti bianchi, super big, super white, posizionati in un certo modo. E la cosa non è sempre possibile, perché in alcuni ci sono dei vizi di forma che devono essere presi, analizzati secondo canoni anche stereotipati, e molte volte migliorare, impreziosire quei piccoli particolari riescono a fare un sorriso veramente bello. Dottore, qualcuno le ha mai chiesto di ringiovanire di 10, 15 o 20 anni? Tutti. Tu hai una domanda, secondo me nell'epoca nella quale viviamo è una domanda piuttosto logica. Tutti vogliono ringiovanire, anche perché tutti hanno aspettative che dipendono molto dai media, dalla comunicazione che oggi c'è sui media. Sono tutti quanti imbottiti, magari anche da notizie fuorvianti. Quindi uno che arriva che ha 60 anni pieno di rughe vorrebbe togliere qualsiasi ruga a livello del perilabiale, non solo. Lei dunque alla fine ha dovuto studiare l'animo umano, la psiche, la psicologia? In un certo senso sì, sono sempre stato interessato a far questo, probabilmente da quando ero odontotecnico andavo in giro per studi a ritirare le impronte dei medici che mi dicevano faccia lei. E questo diventare depositario dell'anatomia di un dente, dell'ubicazione del dente in un sorriso estetico, già allora era importante. Dopo la laurea, e l'avvicendamento per quanto riguarda il digitale, che oggi ti dà la possibilità di avere un'immagine facilmente fruibile, faccio molto spesso lo smile designer e quindi cerco di rispondere ai miei pazienti con qualcosa di predicibile, o meglio una risposta ad un qualche cosa che sia consono al risultato finale. Queste strumentazioni, questa alta tecnologia, se la possono permettere anche i giovani secondo lei? Assolutamente sì, perché se si vogliono limitare i costi si può fare. I giovani però devono capire una cosa: loro sono nativi digitali, sono abituati a schiacciare un bottone, un'app e avere subito un risultato. Noi siamo medici odontoiatri, usciamo dalla facoltà di medicina e come tali dobbiamo porre in essere diagnosi, prognosi, essere molto seri nel farlo senza dare notizie fuorvianti ai nostri pazienti. Quindi fare bene dei calcoli con questi strumenti, importanti strumenti, prima tra tutti secondo me la fotografia, poi arrivare al 3D con i CAT, però questi sono solo strumenti attraverso i quali noi possiamo porre in essere una diagnosi o una prognosi. Quindi siamo in tema perfettamente con la sua relazione al congresso di management. Io la ringrazio infinitamente, anche a nome dei colleghi che l'ascoltano. Grazie a lei, dottoressa, grazie a tutti.